E ciao Cacciondi, bentornati a Cacciondo Sports. E stasera la Spalla ha giocato contro il Monza, ha giocato qui al Paolo Massa. E direttamente da casa sua abbiamo il mio compadrissimo Maurizio che ci racconta come ha giocato questa Spalla. Maurizio! Buonasera, buonasera, buonanotte, ciao, bello, bentrovato. Benvenuto Maurizio, come stai? Insomma, diciamo che abbiamo, se parliamo di sport e di SPAL, bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. E mi spiego brevemente. Siccome loro hanno segnato un gol subito, quasi, e poi hanno dominato per 10 minuti, i miliardi uccidono i poveracci. Invece dopo 10 minuti è saltato fuori un gol meraviglioso di Valotti, su una grande imbeccata di Pistazzigna, oggi forse sì. Il migliore in campo è Pistazzigna. Ti ricordi Pistazzigna? Sì, chi è Pistazzigna? Stefezza. Mi è piaciuto molto, come mi è piaciuto molto Demba, il nuovo acquisto della SPAL che non costa niente. Demba per me è stato forse uno dei migliori in campo anche lui, è mancato solo il gol. Quel ragazzo lì è molto 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 forte. Pare che il Monza l'abbia già comprato, domani lo porti via, ovvio. Perché il Monza conta tutto. Appena vede che uno gioca bene, quando D'Alessandro giocò bene là e giocò bene la settimana fa, l'ha comprato. Poi dopo ha visto che il Negretto là, quel signore, quel ragazzo del coso, del ragazzo di colore, non voglio dire Negretto, non voglio offendere nessuno, del Pordenone, l'ha comprato. Sì. Ho comprato tutto, però ti dirò che la squadra dei miliardari oggi meritava di perdere, perché c'è stata una cosa molto molto brutta. Sì, sì. Ci fosse stato il famoso famigerato VAR, probabilmente il Monza l'avrebbe preso nel sac, perché c'è un rigore molto 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 grande nei confronti di Paolo Schigno è stato affossato. Magari io sono tifoso, ho visto da tifoso a Monza, mi dicono che sono un imbecille, me ne frega niente. Detto questo, lo spirito della SPAL mi è piaciuto, bella SPAL, sì, per sì. 70-80 minuti. Alcuni giocatori veramente bravi, la difesa quasi perfetta, a parte un sul gol, magari lì abbiamo perso una palla, l'ha persa guarda Valotti, che dopo si è rifatto con un gran gol. Quindi dai, la SPAL non ha perso, diciamo che abbiamo perso dei punti nei confronti di quelli davanti, però il campionato è lungo, se riusciamo a avere quel famoso mediano, speriamo che non ci frega, che non ce lo compri il Monza, e forse un'altra punta. Diciamo che alla fine non avevamo più centrocampisti di ricambio, abbiamo messo un terzino alla fine perché non c'era più. Va bene. Questa a grosso modo è la mia disamina sportiva. Diciamo che l'ho visto da tifoso, però posso dire anche che a mente fredda la SPAL mi è piaciuta, ha giocato bene. I ragazzetti Gadadenter, e sta brava SPAL, brava. Mancato solo un rigore, un rigorigno da Paloschi, insomma, Paloschi. Paloschi è stato affossato, adesso diciamo che le mani si vedono bene, diciamo che a livello di regolamento col famoso VAR che basta che lo tocchi e danno i rigori, però quando un arbitro fa finta di non vedere, specialmente lui ha visto Berlusconi, dice tutti Berlusconi, no scusa Berlusconi, scherzavo Berlusconi. Vabbè dai, allora dicendo... Anche Berlusconi segue la nostra rubrica, No, ma Berlusconi... Lui guarda. Non è mica questo, sai, Berlusconi è uno che conosco io che abita a Marara, si chiama Berlusconi, ma è un omonimo. No, Berlusconi, scusi tanto, mi prostro. Tanto presto compro il castello. Va bene, dai, lasciamo stare i padroni del vapore e diciamo che la SPAL... A me è piaciuta, mancano 2 punti. Il campionato è lungo, se continuiamo a giocare così può darsi che... con qualche piccolo ritocco, speriamo che Zamuner entro domani faccia qualcosa, se no con quella gang andiamo avanti. Ok, allora Maurizio, passando ai nostri discorsi sempre su un po' di cultura dialettale, c'è una frase che secondo me oggi c'entrava un po' con la partita, ma questo me la devi dire tu, guarda, perché io l'ho trovata così un po' per caso, diciamo, che è questa: Leverkusen come un'anguilla. Cioè oggi è stato un pochettino, è stato così strefestigno, detto tazzina, perché non riuscivano a prenderlo, scappava da tutte le parti. Quindi quando tu prendi un'anguilla scivolose,
ti scivoli dalle mani, c'è solo un sistema che fanno, sai come fanno i comacchesi a prendere l'anguilla? La prendono così. E allora l'anguilla si ferma, allora tacciapi, anche noi pescatori andiamo a pescare. Però il guizzente come l'anguilla vuol dire che scivola da tutte le parti. Un pochettino allora, come Cernicola verso la fine. Come Pistazzina. Come Pistazzina, che oggi è Pistazzina, bravo Pistazzino. Pistazzino era... Lo diremo anche in brasiliano, Pistazzino. Pistazzino. bravo, Strefessa, bravo. Poi ho trovato un'altra frase, questa secondo me, cioè vabbè, questa non c'entra niente con la partita, però mi ha incuriosito molto questa frase qua. Senti qua. La sen costa birimbola. Birimbola. Sai cosa? La gente stufa sta birimbola, cioè la gente è stanca birimbola, di sentire sempre, diciamo per esempio, per rimanere sull'attualità, la birimbola della politica, sentiamo tutti questi allora stufa sta birimbola, quando, come io sono stanco di leggere sui giornali che la Spal ha comprato 50 giocatori, dicevo oggi con qualcuno, l'ho scritto anche, che i giocatori della Spal c'è nel mirino questo, siccome sono nel mirino della Spal e nessuno viene comprato, dice lei la birimbola, basta con questa birimbola, con questo ripetizione di cose. Quindi quando dici sono stufa, tu, cioè una persona ti dice sempre le stesse cose, dici, ma basta che sono stufa sta birimbola, come direbbero la Città del Messico, come direbbero, sono stanco di questa storia, di queste minacce. In slang si dice estoy hasta la madre. Estoy hasta la madre. La madre. Madre. La madre? Perché sì. La madre pure. Ah, però si dice così. Io ho capito, è una traduzione. Una parola che somiglia alla parola italiana. Vabbè, hai altre cose. È così. Poi tipo, quando ti viene il raffreddore, che sei un po'... Con il naso chiuso, così. Agata cacciapà. Agata cacciapà. Sì, perché un raffreddore abbastanza pesante, in ferrarese in gergo lo chiamavano la gatta, non so cosa c'entra il felino, poverino, i tuoi gattini non c'entrano niente, bisogna chiedere alla Floriana Guidetti, alla professoressa, che mi dà delle dritte su queste robe strane. Allora la gatta in sostanza vuol dire raffreddore, capisci? Il raffreddore è molto forte, quando tu hai il naso chiuso, gli occhi, allora uno ti vede da lontano, dice, Puglio, a gatta che t'ha pa, non hai preso una gatta, hai preso un grosso raffreddore. Un grosso raffreddore. Io ne prendo uno all'anno. Va bene, diciamo che all'indirizzo, speriamo che l'abbiano capita, come dicono quando hanno un grosso raffreddore a Buenos Aires, no a Buenos Aires, più che altro alla Città del Messico. Città del Messico. Aires, un spagnolo diverso. Che hanno resfriato. Resfriado. Resfriado, ma se dice mucho resfriado. Andas muy resfriado. Quando lo tradurrai ai tuoi amici messicani direi che gatta che ho, ti dirò cosa fare, dici? Allora devi spiegare che la gatta vuol dire afrare, e anche amarare è a San Martino. Ma ho sbagliato un nome, mi hanno dato i costi. Ho chiamato Luca uno che si chiama Marco. Veramente? È un parente, l'intellettuale della famiglia. Ah, vabbè, Marco, scusami. Come si dice scusami in spagnolo? Perdonami. Come frarese, perdonami, dai. Andiamo oltre le robacce. Eccola qua. Le tant magar cas sag... Questa è difficile. Allora è tanto magro, purtroppo in questi giorni tragicamente la sono delle da vediamo questi paracci, erano tanto magri che si vedevano le costole. Gli arghest sono le costole. Quando una persona lo vedi in canottiero o al mare, che vedi tanto magro, che vedi le costole, perché se sei cicciottello le costole non si vedono, si notano poco. Se sei magro vedi le costole, vedi gli arghest. Vedi arghest, come dici in Spagna, la costiglia. Costiglia. Te ven las costillas, costilla. Già, perché voi due L di ecco un'altra
Pomki Lemar Spatok. Questa è simpatica perché dice Pomki Lemar Spatok. Allora Mar Spatok è un così dice, un accrescitivo. Cioè tu dici Mars è guasto, perché in ferrarese guasto vuol dire Mars, è marcio, che poi somiglia un po' all'italiano. Le Mars, però per farne un accrescitivo Patok. Poi andrò a capire cosa vuol dire Patok, perché non so, non, la traduzione perfetta non me la ricordo. L'aveva scritta, ma non vuol dire molto, molto guasto, proprio. Sì, molto, 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 proprio. Mars è guasto. Patok è ancora più Mars. Ancora più Mars. Sì. Mars Patok. Anche questo è difficile, questa, ci ho provato a dirla prima di iniziare la puntata e non ce l'ho fatta. E devi fare un po' di allenamento, Per questo discorso qua delle chiusure di ristoranti, prima andavo tipo nei bar, sentivo i signori, i vecchietti così parlare, allora un po' mi rimaneva, adesso invece un po' l'ho persa questa cosa. Quindi Motelsen Schlandre Abuda la dolce dal pish. Sì, senti che pipì, che odore da pipì, da urine. Hai votato il bozzetto della pipì? Una volta magari si faceva la pipì nel coso, oltre al bucalin, per esempio. Ora se tu hai votato il bucalin o la cosa dal pish in strada, si sente la puzza da pipì, che è una puzza potevole, diciamo. Una volta l'hai buttato dalla finestra addirittura. Adesso abbiamo i bagni, se Dio vuole. Poi eccola qua, un'altra. Il sogrins il dis cleves come al cook. Il sogrins grins il dis cleves come al cook. Chissà perché si dice che il cuculo, al cook, sarebbe il cuculo, un uccello selvatico, quello che fa cucù. Non so se l'hai mai sentito, si sente solo sul po'. Questo qui che dice anche che sarebbe anche un uccello molto, molto che vive molto, cioè, per cui quando dice il suo grins, ha le grins, ha le rughe che sempre, come un vecchio, come un cucco, insomma. E poi sì, ma tipo questo anche chi è investito in cucco si dice che sia un uccello stupido. Non so perché. Ah, ok, questa cosa qua parla un po' dell'esperienza tipo delle persone, oppure no? Questa frase. Se tu parli di una persona che la vedi che ha le cose, come si dice, le rughe molto, molto accentuate, parlando con una luce, sai che Cucolano Maurizio ha gadil grins che le vesche o par vesche men cook, cioè dà l'immagine di essere molto vecchio, al cook, vesco come il cook. Allora, e anche questa vabbè, questa l'avevo già sentita, non è difficilissima, però ovviamente devo praticare un po' la pronuncia. Com calapela sta nestra axibuienta. Aspetta che la pela sta, fai un cum la pela sta nestra axibuienta, e allora l'altro dice, ma aspetta che la sorsora, allora come bollente, come calda, nestra. Cioè come brucia, come pela, come brucia questa minestra che è così bollente. Allora l'altra persona ti può dire, tua moglie o il compagno o tuo amico, dire, ma aspetta che la sorsora, arsuraras vuol dire a raffreddarsi, a fermarsi un po', a diventare più fresca, più fredda, più appetibile, perché quando la bevi bollente ti puoi rovinare lo stomaco. Quando le buienta, no? Poi lo con me, poi ripeti. Cum le buienta. Cum le buienta. Stamnestra. Cum la pela stamnestra si buienta. La pela, non pela, pela. Aspetta pela. Che la sorsora. Pela. Come si aspetta dice che la... come bollente, come calda, come bollente, come bolle questo brodo. Sta molto caliente, sta molto caliente. Aspetta che si raffreddi. Sperate che si infrie, Basurlon, in spagnolo dice basurlon. Come si traduce basurlon in spagnolo? Oppure sucon. Sucaton. Delle altre di stupidaggini. E poi per chiudere la nostra puntata di oggi è com advadazi gadil pugadar. Com advadazi
Sai Gatti, il Gatti Zagger. Anche la, c'è l'accento. Qualcuno dice la Gotte, qualcuno dice il Geroni. Comunque è riferito ai giocatori, a volte lo dicono. Vedono un giocatore che gioca piano, che corre piano. Allora si è salta fuori dal pubblico, una volta erano attaccati alla ramè, alla rete. Allora, come advatien, Mogatti il Budager. Tra l'altro, una parentesi sulla ramè. Io credevo che fosse un discorso di rame, non è quello. Una volta facevano le recensioni con i rami, no? E allora chiamavano sì. Ramè, ed è nato il nome Ramè, ha dato il nome alle recensioni di ferro, le chiamano Ramè. E poi un'altra cosa, mi ricordo quando venne Orlando a Ferrara, quando disse che aveva la gamba ramada, perché sembrava che zoppicasse un po'. Quando ti danno dei giocatori che hanno le gambe un po' fasulle, l'enzugador con la gamba ramada, in effetti non vuol dire rame, vuol dire che si vede che una volta legavano un pezzo di legno quando avevi una gamba, come si dice, fratturata, per esempio. Potrebbe essere quella come si dice, la radice di questa parola. Va bene? Altra curiosità. Va bene. Le abbiamo finite le curiosità, Maurizio. Anzi, dobbiamo salutare. La gente dopo si annoia e non ci vede. Speriamo che altro, perché dobbiamo chiudere la nostra puntata, altrimenti diventa un film. Ne abbiamo, va bene, dai. Comunque, avanti. Forza Spal. Vorrei dire una cosa, una piccola parentesi triste. Vai. Ieri è mancato a Porto Maggiore Josef Peverati. Era un grande del dialetto ferrarese, che mi ha insegnato tante cose, mio grande amico. Faccio un applauso. Ciao, un applauso. Un grande del dialetto ferrarese, non solo un medico, era una bellissima persona, a Porto Maggiore lo adoravo. Ciao Giuseppe. Va bene, a tutti la tristezza, adesso facciamo la nostra sciarpata, va bene? Certamente. Una sciarpata in messicano, da Falas. Una porra, diciamo. Una porra, hola Spal, hola. Forza Spal! Verranno anche i gol e verranno anche i risultati. Adesso, oggi abbiamo giocato bene, bicchiere mezzo vuoto, mezzo vuoto, mezzo pieno. Forza Spal lo stesso. Forza Spal!